Se mai doveste finire sperduti in mare o rischiare di perdervi alla deriva o altro, eccovi oggi una piccola guida su come sopravvivere in certe situazioni in mezzo a tantissima acqua. Mettete mi piace alla nostra pagina Facebook e seguiteci su Instagram per altre curiosità, mi raccomando, e cominciamo! Numero 1. Calma. La prima cosa da fare è stare calmi. Sembra una sciocchezza, ma non lo è per niente, e non è nemmeno semplice, lo so. Ma la calma può salvarti la vita. Se per esempio siete alla deriva, non cominciate ad agitarvi, rischiate soltanto di sprecare ossigeno e forze preziosissime e concentrazione. Non guardatevi intorno con fare agitato, non urlate subito. Rilassatevi e cercate la direzione giusta da seguire. Se non ce n'è una, allora prendete quella che ritenete più opportuna e cominciate a nuotare. Ricordatevi che l'agitazione distrugge il vostro ritmo cardiaco e anche quello della respirazione, andando a casaccio e procurandovi un panico mortale. Numero 2. Vestiti a protezione. Se la vostra nave ha avuto un problema, ma un grosso problema, o il vostro aereo è dovuto atterrare in mare, o addirittura vi siete salvati da un disastro peggiore, sicuramente sarete in una zona nel mare dove ci sono rimasti tanti ma tanti detriti e cose utili. La prima cosa da fare dopo essersi calmati è cercare di proteggersi dal sole. Prendetevi cura dei vestiti, non toglieteveli assolutamente. Togliere i vestiti in mezzo al mare può essere fatale, è come camminare nudi nel Sahara. Il sole picchia davvero molto forte e potreste morire bruciati prima di raggiungere riva. Quindi copritevi con qualcosa, cercate tra tutti i resti e copritevi specialmente la testa e dopo procedete. Numero 3. Nuoto. Ora passiamo alla parte più importante, il nuoto. Beh, spero sappiate nuotare perché è molto importante e se davvero doveste capitare in una spiacevole situazione in mare ovviamente sarebbe la vostra risorsa migliore. Ma state attenti, non potete nuotare come un cane in confusione. Dovete valutare bene lo stile da tenere per non sprecare troppe energie. Quando l'acqua è calma, il meglio è nuotare con la schiena verso l'acqua e il petto in su. Così risparmierete davvero tantissime energie e vi rilasserete moltissimo durante il tragitto per trovare qualcosa. Mentre se le onde sono abbastanza forti, dovrete nuotare normalmente cercando di tenere meno possibile la testa fuori dall'acqua. Quindi prendete dei bei respiri durante la tratta a mare salvezza, così facendo non affaticherete il collo. Numero 4. Cibo. Valutate bene cosa mangiare, mai come ora dovrete controllare il grasso e le calorie che assumete. Se avete trovato delle razioni di scorta, cominciate a dividerle e fare in modo che durino senza mangiarvi tutto in un giorno. Se avete cibi che appesantiscono molto lo stomaco, teneteli solo quando tutto sarà calmo e potrete nuotare senza onde alte. Mentre i cibi che danno più energia dovranno essere assunti durante i momenti difficili per riuscire a riacquistare le forze. Cercate di creare una canna da pesca e attaccarci qualche cibo e catturare qualche pesce. Non bevete assolutamente acqua di mare e non mangiate animali come gabbiani morti. Anche solo poca acqua di mare può portarvi alla morte senza che ve ne accorgiate. Sapete, non è proprio il massimo, eh? E sicuramente non sarà semplice costruire una canna da pesca, ma se ci riuscirete sicuramente potrete sopravvivere qualche giorno in più fino all'arrivo dei salvataggi. Numero 5. Come salvarsi? Arriva il momento del salvataggio, ma anche adesso non è finita. Ci sono modi e modi per riuscire a salvarsi e come detto prima nessuna richiede agitazione. Se non sapete dove siete, seguite la corrente, c'è una grande probabilità che vi porti direttamente a una terraferma. Se siete sopra una zattera o un gommone di salvataggio, lasciatevi trascinare. Se vedete una nave o altro, non scendete dal gommone, rischiate solo di sprecare energie, non raggiungerete mai quella nave, sperate che vi vedano loro. Piuttosto ora è il momento di urlare e lanciare qualche segnale. Magari prendete qualcosa che faccia riflesso con i raggi del sole, così da farvi notare. Se avete dei razzi segnalatori, allora usateli, solo in questi momenti. Con questo concludiamo. Ricordatevi di non perdere mai le speranze quando siete in una situazione disperata e di mantenere sempre la calma. È quest'ultima cosa a fare la differenza. Mettete mi piace alla nostra pagina Facebook e seguiteci su Instagram per altre novità e ci sentiamo alla prossima, gente.